È uscita la nuova banner di Yu-Gi-Oh! In OCG. Ma cosa significa questo per noi giocatori del TCG? Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Andiamo subito a vedere questa banlist che sarà valida dal 1 aprile in OCG. E poi la commentiamo. Vanno 3, Change of Heart, Infinity Launcher, Rito Aramisir, Supreme King, Dragon Darkworm, Girsu e soprattutto la Summon Sorceress, che viene corretta, gli viene fatta un'errata, per fortuna. Si fa sempre come prima, due più mostri non token con lo stesso tipo. Però ci sono due piccoli cambiamenti all'effetto. Se questa carta viene evocata Link, puoi evocare special un mostro alla tua mano in posizione di difesa sul terreno dell'avversario nella zona puntata a questa carta, ma gli annullate gli effetti. Questo cosa vuol dire? Meno abusabili da deck come per esempio Dark World, che magari evoca Cerui sul terreno e poi si fa scartare carte da sole. E soprattutto evitiamo delle lock stupidine con carte come Ibli, che le evochiamo sul terreno. Adesso fortunatamente l'effetto sarà negato, quindi non ci saranno queste lock stupidine. Poi puoi evocare special un mostro con lo stesso tipo di quel mostro che hai evocato dal tuo deck in posizione di difesa, ma gli neghi gli effetti, e questo è uguale a prima. E se lo fai, non puoi evocare special mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri con lo stesso tipo originale del mostro evocato da deck. Quindi questa lock invece alla fine del turno è stata aggiunta, quindi rende ovviamente questa carta meno splashabile in giro. Un'applicazione ottima di questa carta mi viene in mente Maria Dragon Link, che può utilizzarla poi come materiale per Borreland, che tra l'altro ha tanti draghi che hanno effetti aggiuntivi dal cimitero, quindi Maria lì può essere interessante. Ma non sgomitate, non scalciate, non picchiate nessuno per prendere la vostra copia di Summon Sorceress, perché di solito quando fanno queste robe, queste errate, poi ristampano la carta in un set successivo con il testo aggiornato, quindi non vi dovete preoccupare. Se mi limitate, vanno due, quindi Pot of Extravagance, Kaiser Colosseum, Snake Eye Ash, Kirin e SP Tall Knight assieme a Ib, che stava uno tra l'altro. Vengono limitate a uno invece, There Can Be Only One, Wanted e Tidal, che era bandito. Tra le bannate invece non troviamo assolutamente nulla. Prima di tutto, in che modo guardare questa banlist dell'OCG ci aiuta a capire un po', intuire il futuro del TCG? Perché la differenza principale tra OCG e TCG è che da loro le carte escono prima. Escono circa 3 mesi prima, infatti hanno avuto a che fare con Age of Overlord dal 22 luglio, mentre noi solo dal 20 ottobre, e con Phantom Nightmare dal 28 ottobre, mentre noi ce l'abbiamo solo dal 9 febbraio. Quindi 2 mesi e mezzo praticamente di Phantom Nightmare in più c'hanno, e anche 3 mesi in più di Agov. Quindi hanno avuto a che fare con Snake Eye Firking da circa 4 mesi praticamente, eppure questa è la banlist che è uscita. Hanno hittato per carità solo Snake Eye e Snake Eye Firking, però come li hanno hittati? Vediamo Kirin a 2, che è irrilevante, già da noi si gioca a 2, Snake Eye Ash che va a 2 e Wanted che va a 1. Questi sono gli hit. Degli hit alla consistenza e basta, di un deck che però problemi consistenza non li ha, nemmeno si toglie questi pezzi qui. Un deck che ha un totale di 15 starter, di cui 13 ottimali, gliene togli 3 degli starter ottimali, rimane comunque con 10 starter ottimali più 2 poplar, che può aggiungere anche il terzo poplar volendo. Praticamente non ha perso nulla né a livello di board né a livello di OTK. Niente di niente, ha perso solo un po' di consistenza. E questo qui, ragazzi, dopo 4 mesi e mezzo di formato. E noi, ragazzi, ce l'abbiamo solo da 1 mese e mezzo, Phantom Nightmare. Ma voi mi direte, ma the game? Lì, in OCG, Snake Eye non è così forte. Snake Eye e Snake Eye Fark non sono così forti perché c'è Max C, il meta è diverso, quindi non è la stessa cosa. E allora io vi dico, andiamo a vedere come ha performato Snake Eye Firking in OCG. Questa è la settimana subito successiva a Phantom Nightmare e questi sono i deck che hanno performato meglio in OCG, presi da top 4, top 8 di tornei appunto in OCG. Vediamo che Firking se la gioca con Rescue Ace, guardate sempre che c'è sempre la fettina di Snake Eye in giro che si dovrebbe sommare a Firking, infatti supererebbe di poco Rescue. Qui, se si mettesse insieme Firking assieme a Snake Eye, supererebbe Rescue, ma comunque sta molto vicino. Qua addirittura Firking riesce a superare Rescue Ace e nell'ultima settimana qui viene surclassato Rescue Ace a Firking, che assieme a Snake Eye si prenderebbe un 37% di tutte le top cut. Dopo 2 settimane, il 1 gennaio, esce in OCG la loro banlist. Questa banlist, che in relazione alla loro data di uscita Phantom Nightmare è uscita a circa 2 mesi di distanza, guarda caso facendo il paragone in TCG,
anche qui ci troviamo in un time frame simile, perché da noi Phantom Nightmare è uscito l'8 febbraio, quindi è passato circa un mese e mezzo. Se la banlist esce entro 2 settimane, magari potrebbe assomigliare un po' a questa. In questa banlist viene bannato Calamity, ittate carte di altri archetipi che hanno performato peggio fino adesso, a parte magari Rescue Ace rispetto a Snake Eye e Snake Eye Fire King, e slimitate parecchie carte, ma non vediamo nemmeno un hit a Snake Eye e Snake Eye Fire King. Cosa succede dopo? Che Snake Eye Fire King inizia a dominare praticamente in OCG, non come da noi, lo ammetto. Noi abbiamo un 60-65% di rappresentazione in Top Cut, Max C fa la differenza, però non si può negare che Fire King stia comunque prendendo lo slot principale in queste Top Cut. È maggioranza assoluta, assoluta Snake Eye Fire King. Andiamo avanti, continua così ragazzi. È sempre maggioranza assoluta. Non c'è nessuno che compete con Fire King. E voi direte, vabbè, ma dopo di questo loro è uscito l'Ede. Infatti, da loro l'Ede, il set che da noi uscirà tra un mese esatto, allora era già uscito il 27 gennaio. Cosa succede il 27 gennaio? Piccoli supporti a Voiceless Voice che si fa sentire, roba anche un pochino robina carina per Chimera. Fire King scende un pochino, ma continua ad essere settimana in settimana sempre il deck migliore del formato. Non c'è niente da fare, si prende sempre la fetta più grande. Quindi nonostante il meta sia diverso, anche in OCG Snake Eye Fire King era il deck più forte del formato. Fine della storia. E hanno fatto questa banlist per colpire il deck. Hanno hittato solo quel deck, per carità, ma hanno hittato in modo un po' lieve. Lieve, e questo dopo 4 mesi di formato in cui era il deck più forte. Il deck più forte. 4 mesi. Noi ci abbiamo solo un mese e mezzo di questo formato all'uscita di Phantom Nightmare. E voi mi volete venire a dire adesso bannano Ash, lo mettono a 1, bannano Flamberga, bannano Original. Ma ragazzi, ma puoi toccare queste carte? Chiariamo subito una cosa, io non è che dico che queste carte non verranno mai toccate o che non è un mazzo a toccare. Prima o poi questa roba verrà hittata in qualche modo, ma non adesso, non adesso. Perché dovresti fare una cosa del genere? Per rovinare la value di set che sono usciti quest'anno come Maze of Millennia, Phantom Nightmare o Agov, che anche se è dell'anno scorso lo reprinterà in 18, distruggere quindi la fiducia di dei vari giocatori che hanno comprato questi set, che si sono fatti questo mazzo, hanno speso un sacco di soldi, che tra l'altro sono gli stessi giocatori che ti mandano avanti il gioco, ti mandano avanti la baracca, perché ragazzi, la gente che spende è quello che fa tirare avanti Konami. Che senso c'ha fargli tirargli questo grandito medio? Cioè, è una roba tanto, ma tanto, tanto controproducente. Poi ci sono anche altri punti a favore di Snake Eye e Snake Eye Fire King. Il fatto che non fa parte delle due categorie di deck più odiate da Konami. Una è quella dei mazzi che fanno un sacco a minigate, come per esempio Samurai Super Pesante, che è stato hittato subito, e l'altro è il classico deck con la torre gigante, come per esempio Burrely, che è stato hittato più volte. Quindi, non facendo parte di queste due categorie, è un deck che promuove l'interazione, per quanto a volte sia una finta interazione, nel senso che c'è talmente tanti punti di interazione che l'avversario sembra che stia giocando, se non è, però alla fine quante speranze c'ha di vincere? Poche, lo ammetto. Però comunque è una sensazione diversa rispetto a avere il tizio con Super Heavy Samurai che te fa 5 uomini neghette e tu dici vabbè, non posso nemmeno provare a giocare. Poi bisogna anche considerare che sia Sinfu Spoil che Snake Eye è tutto collegato alla tematica quest'anno, l'anno del fuoco, collegati i Sinfu Spoil Wanted con nuove robe che usciranno in LED, con i Goblin Rider. Quindi è questa storia, questo modus operandi Konami di tenere un po' la tematica dell'anno e magari non hittare delle carte anche se sono problematiche, come è stato magari per la storia di Fallen Valbaz con Branded, che ha continuato a ricevere nuovi supporti su nuovi supporti senza mai essere hittato pesantemente. Per quanto tempo la gente ha detto Branded Fusion a 1 eccetera, e invece gli hanno solo tolto la trappola, per dire. Quindi anche questo secondo me è un punto a favore di questo deck, che probabilmente ragazzi ci accompagnerà per tutto il resto della stagione competitiva, ne sono convinto. Al massimo iniettiamo delle altre carte, quindi Zelantis, magari Jet Synchron lo possiamo bannare, così non mi fai più quei pochi Omni Negate, non ci si preoccupa più di Snake Eye puro ma solo di Snake Eye Fire King, quindi riduci un po'
La versatilità dell'engine Snake Eye potrebbe essere un'idea, però anche per me anche Hitare Wanted c'ha poco senso. Tra l'altro in OCG tendono a hitare in modo un pochino diverso perché hanno delle rarità diverse da noi. Tendiamo a non colpire le Sigrat, se possibile. Quindi i playset di Sigrat, se vedete, pensate a Tier, a Sprite, quante volte si poteva hittare Sprite Blu a 1, quante volte si poteva hittare il Perlereno a 1, e invece sono sempre andati a colpire altre carte, se possibile. Quindi io la vedo così. Secondo me ce lo portiamo avanti questo deck, non succederà nulla di quello che prevedono i vari Nostradamus catastrofici, però magari mi sbaglio, penso che lo scopriremo presto, perché tanto se non esce questa settimana la banlist, esce entro le prossime due, perché tanto prima che inizino i nuovi YCS in America probabilmente qualcosa uscirà. Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, e come al solito, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettete like, iscrivetevi, commentate. Da Fantasia con i sconti in 5, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.